questo è la struttura nella parte alta del motore, un motore con quattro cilindri. Questo è l'albero, questo l'avete visto, ve l'ho portato, l'albero con le manovelle su cui vengono innestate le bielle e quindi i pistoni. Viene montato questo, è il volano di cui vi parlavo. Questa è la parte alta, la testa cosiddetta, quella che va a coprire quei cilindri. Vedete, si infilano, appunto, siccome è la testa, dentro ci sono quei tappi, no? Li abbiamo chiamati, no, le cosiddette valvole di aspirazione. Questi sono gli alberi a canne che comandano le valvole. In questo esempio, appunto, ci sono due alberi, ogni albero comanda 8 valvole per l'aspirazione e 8 per lo scarico. Vabbè, qui ci sono un po' di organi ausiliari, evidentemente. Vabbè, quello che si poteva vedere prima del coperchio era appunto la trasmissione, l'albero evidentemente a camme, chi è che lo gira, un sistema di trasmissione collegato direttamente, ovviamente direttamente all'albero. Questa è la coppa che chiude il basamento, di solito si riempie questa parte qua sotto, e dove circola l'olio, ci sarà una pompa che porta l'olio lubrificante in circolazione. Tra un po' vedremo, ci sarà anche una pompa dell'acqua che serve appunto a quel circuito di raffreddamento che abbiamo detto prima. Questo, vedete, è l'insieme del quello che si chiama sistema di aspirazione, cioè che questo va a pescare l'aria dall'ambiente, ci sarà un filtro, poi dopodiché da quel grosso condotto partono, vedete, questi quattro rami, quattro perché in questo esempio questo motore ha quattro cilindri, e quindi arrivano i condotti a due sulle valvole di quel cilindro. Ci sono i sistemi elettrici per l'avviamento, per l'aria condizionata e quant'altro. Questo invece è il sistema lato scarico. Quelli che avete visto, appunto, la differenza è che quelli lato aspirazione potevano essere per esempio di plastica perché passa aria a bassa temperatura, e chiaramente i gas di scarico sono gas ad elevatissima temperatura. Questo più sulla parte costruttiva. Qui vediamo anche qualcosa di peccatino, perché vediamo anche qualcosa di fluido dinamico. Ancora sul funzionamento, vedete come vengono strutturati, appunto, vedete, i pistoni non fanno tutti la stessa operazione, chiaramente vengono sfasati proprio per equilibrare un po' le spinte sull'albero. Questo fa un po' vedere la termodinamica, diciamo, vedete il colore azzurro indica l'ingresso della carica fresca, si aprono le valvole, entra la carica fresca a fine compressione. Qui questa è la candela che fa venire la scintilla, è filmato, evidentemente si riferisce a un motore ad accensione comandata, avviene la combustione, l'espansione, i gas devono essere espulsi, appunto quando si aprono le valvole di scarico vengono espulsi questi gas. Qui lo vedete all'interno, questo è abbastanza carino, vi fa vedere bene, vedete anche il movimento, vedete come pendola la biella, lo stantuffo chiaramente va su e giù, mentre l'albero qua sotto è dotato di moto rotatorio. Quindi riuscite a vedere, insomma, proprio visivamente un po' tutte le chiacchiere che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Vedete, le fasi sono quattro fasi assolutamente sfasate, appunto di 180 gradi. Vabbè, si comincia da capo, se avete qualche osservazione, qualcosa che volete rivedere, o possiamo pure fermare, se avete domande, come volete.
chiarisce un po', insomma. Se nel chiarire vi fa venire in mente qualche altra curiosità, qualche altro dubbio, chiaramente approfittatene. Vabbè, lo lascio andare per questa seconda volta, dopodiché, come dicevamo, chiudiamo questo capitolo, quindi vi ripeto, se avete dubbi, perplessità, curiosità, tiratele fuori tranquillamente. A metano esiste, c'è qualcuno che sono poche ditte, poche case lo sfruttano, ma sono grossi motori appunto destinati per esempio alla produzione dell'energia elettrica. C'è bisogno di aprire il motore per regolare le valvole, cioè non si possono regolare dall'esterno in qualche modo. Regolare? Cioè ad esempio in un campionato motociclistico, in base alla pista che hai, tu dovresti avere delle fasi di respirazione diverse. Quindi. Questo non lo so dire tanto bene, però no, insomma, o c'è un sistema, insomma, se si deve variare la fasatura, è chiaro, ci sarà un sistema di fasatura, non è che si deve aprire il motore per variare la fasatura, insomma, se era questa la domanda. Se esiste un sistema, se è previsto, il sistema se ne occupa, ci sarà il variatore di fase che fa questo, non è che uno lo fa con le mani, insomma, so se ne... Adesso il motore della motocicletta per la competizione, francamente, non le saprei più, insomma. Se c'è un sistema che comanda quella fasatura, allora ci si arriva, altrimenti no. Poi materialmente come si faccia? Bisognerebbe capire insomma che cosa come intervenire. E certo, le valvole stanno là, su questo non ci piove. Professore, per quanto riguarda l'avviamento del motore, come si fa a capire, a calcolare il regime minimo di avviamento? Cioè, che significa il regime? Cioè, a quanto, col motore di avviamento, a quanti giri devo farlo girare perché si autosostiene il motore, si avvia, diciamo? Diciamo che non è tanto un problema di regime, insomma, che è sostanzialmente un problema di coppia che il motore d'avviamento deve trasmettere affinché ci possa essere la compressione e l'accensione della miscela, insomma. Non è che c'è bisogno di questa velocità, insomma, cioè questi motorini fanno velocità di qualche centinaio di giri, più che al minuto, che sono più che sufficienti, insomma. La cosa importante è appunto all'avviamento, come dice lei, devo effettuare quella prima fase di aspirazione e compressione, chiaramente a spese dell'energia meccanica fornita dall'esterno. All'esterno significa questo motore elettrico che tipicamente è a corredo, no, del motore terra.
mette in rotazione, fa effettuare, diciamo, questo un primo ciclo, pochi cicli, e immediatamente va da su. Non c'è bisogno di una particolare rotazione, qualche centinaia di giri a minuto. Ricorda, sugli scooter bastava fare così, sui fuoribordo bastava fare così. Ok, è andato diverse volte. Allora, se mi trattengo una ventina di minuti, 25 minuti, ce li lascio. Volevo appunto utilizzare questi minuti per chiudere questo discorso della produzione di energia per via termodinamica. Abbiamo detto gli impianti motori termici, e con quest'ultimo che abbiamo studiato qualche minuto fa li abbiamo esaminati tutti, e quindi, diciamo, la settimana prossima voltiamo pagina, principalmente andremo a vedere un po' quei componenti di cui tante volte abbiamo detto guardiamoli come scatole. Dopodiché faremo l'ultimo impianto motore, però questa volta non termico, che sarà idraulico, e poi alla fine andremo a vedere le macchine operatrici e compressore. Quindi un'ultima cosa in questo panorama della conversione termodinamica, pochi minuti, un accenno. Appunto, gli impianti li abbiamo già visti tutti, quindi non dobbiamo in 20 minuti passare di un nuovo impianto motore termico, sono quelli che abbiamo studiato finora, però c'è un concetto abbastanza semplice, però che merita parecchia attenzione, parecchio studio in campo energetico. Che cosa mi riferisco? Se voi immaginate un'industria che produce un qualunque bene, tipicamente quell'industria, per la produzione di quell'oggetto, per i servizi dello stabilimento, eccetera, sicuramente chiaro, con caratteristiche diverse a seconda di che tipo di industria parliamo: l'industria che produce un'automobile o produce un vestito avranno delle esigenze diverse, se produce carta o computer avranno esigenze diverse, però un po' tutte, sicuramente queste industrie hanno esigenze energetiche, evidentemente, tanto di energia elettrica quanto di energia termica,
che immaginate appunto una cartiera qui vicino, come sapete ce n'è più di una, hanno bisogno per le macchine, i macchinari, hanno bisogno di una certa quantità di energia elettrica per far funzionare quei macchinari, ma hanno bisogno anche di parecchia energia termica proprio per il processo produttivo, per l'essiccazione e via dicendo. Ma questa è una cosa frequente in diversi tipi di aziende. Tradizionalmente, come risolvono questi loro problemi legati al fabbisogno energetico richiesto dalla loro produzione? In maniera tradizionale acquistano l'energia elettrica dal fornitore e tipicamente avranno delle delle caldaie, insomma delle stufe, come le volete chiamare, che producono l'energia termica che serve. Diciamo che questa non è la soluzione energeticamente, termodinamicamente più conveniente, perché, come sapete, tutti gli impianti termici e motori termici che abbiamo studiato, tutti indistintamente, sono caratterizzati dal fatto di dover restituire necessariamente all'ambiente una quantità assolutamente non trascurabile del calore che è stato prodotto tramite la reazione di combustione o tramite altre fonti, comunque il calore che è stato fornito, somministrato al ciclo termodinamico secondo il quale l'impianto ha lavorato. E allora, diciamo, l'idea, direte voi, bella scoperta, ma comunque chiaramente l'idea, come dicevo, è semplice, però è la sua attuazione che non è banale. L'idea è quella di appunto evitare la produzione separata, cioè da una parte un impianto che produce energia elettrica, dall'altra un impianto che produce energia termica. L'idea è quella di utilizzare un impianto che produce energia elettrica, che scarica energia termica, e utilizzare quel calore scaricato per gli scopi energetici dell'azienda che lo richiede. Questo giro di parole, questa tecnica, non so se il nome vi è familiare, se l'avete sentito in altre occasioni, si chiama della cogenerazione, che significa generazione contemporanea, impianti per la generazione contemporanea di energia elettrica e termica. Ok? Quindi si tratta di una cosa diversa, diciamo, noi abbiamo visto gli impianti a ciclo combinato, ma quelli erano impianti appunto dove l'obiettivo era la sola produzione dell'energia elettrica, nel senso che si combinava l'impianto con turbina a gas e l'impianto con turbina a vapore in modo tale da poter riutilizzare il calore scaricato dall'impianto con turbina a gas come energia in ingresso per l'impianto con turbina a vapore sottoposto, e entrambi producevano energia elettrica. Qui stiamo parlando di una cosa diversa, cioè di utilizzare il calore scaricato da uno qualunque di questi, dall'impianto con turbina a gas da solo, oppure dall'impianto con turbina a vapore, che pure, come sapete, deve sottrarre tramite quel condensatore, deve andare a sottrarre ingenti quantità di calore al vapore scaricato dalla turbina. Come sapete, il motore di cui ci siamo occupati fino a qualche minuto fa
scarica, restituisce all'ambiente, abbiamo detto, una notevole quantità dell'energia termica che è stata prodotta dentro al motore stesso, questa quantità che è addirittura ancora più significativa rispetto agli altri impianti, perché da una parte il grosso chiaramente è quella che si associa al flusso dei gas di scarico, ma c'è anche una fetta non trascurabile che è proprio il calore che viene volutamente asportato dal circuito di raffreddamento del motore. Viene asportato e poi viene dissipato, come sapete, a sua volta il fluido refrigerante viene raffreddato disperdendo quindi il calore in aria tramite il radiatore, no? Che non fa altro che disperdere in atmosfera il calore che è stato a sua volta sottratto al motore. Quindi sono tutti flussi termici che potrebbero viceversa, che vengono dispersi, ma che potrebbero invece essere utilizzati. Se ci riflettete un attimo, abbiamo un piccolo esempio. Facciamo un piccolo esempio. Okay, supponiamo di avere un'utenza, non stiamo a specificare se è un'azienda, se è un consorzio di abitazioni e cose del genere. Facciamo finta di avere due utenze che hanno bisogno di 30, non ci sono neanche le unità di misura proprio per essere il più generici, così diciamo 30 kW di energia elettrica, e per esigenze dello stabilimento, se è un'azienda, se sono delle abitazioni, quello che sia, di 55, giusto per mettere dei numeri, 55 kW di potenza termica. Come dicevamo, la via tradizionale per produrli è quella di avere un impianto motore termico, uno qualunque di quelli che abbiamo studiato oggi, e un impianto non motore, un impianto termico, una caldaia, ok? Tipo quelle per il riscaldamento che vi sono familiari. Quindi per produrre questi 30 kW l'impianto motore termico evidentemente ne dovrà consumare 30 diviso il rendimento dell'impianto. In questo esempio volutamente, vedete, questo numero non è elevatissimo, come sapete il top dell'impianto motore oggi sfiora 0,6, però è anche un numero, prima di tutto 0,6 è un impianto particolare, un impianto a ciclo combinato, è un impianto semplice, una semplice turbina a gas o diciamo tra virgolette semplice turbina a vapore o un motore già diciamo tende ad avvicinarsi a questo. Però la cosa importante che volevo sottolineare, approfitto di questo piccolo esempio, questi numeri che ogni tanto vi do, perché forse potreste anche giocarvi all'otto, non lo so, ma questi numeri chiaramente si riferiscono a impianti di grossa taglia mediamente, ok? Cioè dove si parla di
decine o meglio ancora di centinaia di megawatt prodotti. Se voi avete bisogno di, oggi esistono, vi ricordate quelle prime immagini che abbiamo visto i primi giorni, esistono turbinetti a gas che grandi così, insomma, tutto il caso, che producono kilowatt, non megawatt, 1, 2, 3, 4 kilowatt di potenza elettrica, oppure un po' più grandi, insomma, che producono 10, 20, 30, 50, 100 kilowatt, attenzione. Chiaramente da questi impianti non vi aspettate il rendimento del 42,8% perché hanno una T3 di 1800 Kelvin, rapporto di compressione di 42 e cose di questo genere. Per cui per, appunto, a stento ci arrivano al 30%. Quindi per dire che se queste sono le potenze in gioco, questo valore è abbastanza plausibile, a parte il fatto che questo potrebbe essere il rendimento di un buon motore diesel o di un buon motore ad accensione comandata, l'astiamo. Quindi, ok, 30 kW è quello di cui abbiamo bisogno, il nostro motore avrà avuto un input di 30 diviso 0,33 91 kilowatt, ok? Ha dovuto bruciare combustibile in ragione di 91 kilowatt di potenza termica introdotta, se appunto non la stiamo recuperando dal sole, facciamo l'esempio più tradizionale, se la stiamo acquisendo da un combustibile, dobbiamo bruciare combustibile in ragione di una produzione di 91 kW termici per ottenere questi 30 kW elettrici. Ok? Bene, la caldaia, che chiaramente non deve fare una conversione termodinamica, deve solo produrre calore, ha un suo rendimento, ma non deve convertire il calore in lavoro, quindi il secondo principio non la riguarda, e chiaramente quindi il rendimento della caldaia è soltanto il rapporto fra il calore effettivamente reso disponibile all'utente e il calore prodotto a spese del potere calorifico del combustibile che abbiamo impiegato. Quindi non c'entra il secondo principio, quindi non vi meravigliate se leggete su un catalogo, su un DPA, che il rendimento di una caldaia è dell'80, 85, 90 o 93%. No, che succede? Sì, quello non è un impianto di conversione termodinamica, non è un impianto motore termico, è un impianto termico e basta. Ok. E quindi un valore plausibile per una caldaia di medie dimensioni è tranquillamente il 90%. Ancora una volta, quindi, partiamo da quello di cui abbiamo bisogno, quindi che cosa, qual è la nostra esigenza energetica? Ottenere, avere a disponibile 55 kW di potenza termica. La nostra caldaia ha un rendimento 90%, quindi significa che ha dovuto consumare combustibile in ragione di 55 diviso 0,9, 61 circa kilowatt di potenza termica in ingresso. Complessivamente, per soddisfare queste due esigenze contemporanee da parte di un'utenza, è il prelievo di potenza dalla fonte primaria. Se il sole tanto di guadagnare, ma se, come più spesso accade, è l'energia potenziale chimica, è il potenziale chimico di un combustibile, in questo caso con questi due impianti normali, tradizionali, che abbiamo studiato finora, e con dei valori appunto plausibili dei loro rendimenti, per ottenere questi risultati che sono pari alle nostre esigenze, le nostre esigenze vengono soddisfatte consumando 152 unità appunto arbitrarie di energia, di potenza, quelle che volete, di energia primaria, di energia primaria, quindi quella ottenuta, dicevamo, a spese dell'energia primaria di un chimica, potenziale chimica di un combustibile, pari a 152 kilowatt, kilowattora o
altre unità di potenza o di energia che preferite. Diciamo kilowatt di potenza consumata. Ok? Se viceversa io avessi un qualunque impianto motore termico, vedete, con un rendimento neanche particolarmente elevato, quindi plausibile con un impianto di piccole dimensioni in cui vado a stare attento a quello che vedo. Vedo che appunto un impianto con rendimento del 30% significa dire che per ogni 100 unità di energia primaria introdotta nell'impianto ne produco 30 di effetto utile, quindi l'energia elettrica, e 70 è il mio Q2 che scarico. Quindi 30 è l'energia elettrica, guarda un po', proprio quella che mi serviva. Ok? E quindi qui sono a posto, ne scarico 70 e è chiaro che come ne scarico, questo potrebbe essere il se questo impianto, immaginate, è appunto l'impiantino più semplice che abbiamo studiato, no, non a caso l'impianto con turbina a gas a circuito aperto, questi 70 se li portano dietro i gas combusti, per esempio di una turbina a gas. I gas combusti si portano dietro un calore pari, una potenza termica pari a 70 kW. Non è che io questi 70 kW, se io devo riscaldare un ambiente, non è che posso utilizzare direttamente i gas combusti che escono dalla turbina. Ci dovrò mettere uno scambiatore e il calore di questi gas combusti lo trasferisco per esempio all'acqua che faccio circolare nei termosifoni, degli impianti di riscaldamento. Questo scambiatore avrà una sua efficienza del 78,5%, per dirne una, e quindi il calore che effettivamente io vado a rendere disponibile all'utente, il mio risultato finale è soddisfare le esigenze dell'utente, e guarda un po', mi vengono fuori i 55 kW di cui aveva bisogno l'utente, cioè esattamente il caso di prima. Quindi 30 kW di energia di potenza elettrica, 55 di potenza termica, li soddisfo tranquillamente con questo sistema. La differenza è che questo sistema soddisfa parimenti la mia utenza, ma avendo consumato 100 unità di energia primaria anziché 152, raggiungendo gli stessi obiettivi, andando a soddisfare parimenti le esigenze dei miei due utenti, l'utente elettrico e l'utente termico. Ok? Quindi voi, non è che bella scoperta, insomma, è una cosa abbastanza, però diciamo è interessante anche con questi numeretti, ripeto che sono dei numeri semplici però plausibili, attenzione, numeri molto plausibili, per darvi subito un'idea. Guardate la differenza 100-150, non vi devo dire, insomma è una differenza sensibile. Questo è il principio di fondo di quella che si chiama cogenerazione. Si potrebbe parlare a lungo, insomma, di questa cosa. Ci stiamo dedicando una mezz'oretta scarsa di fine lezione di oggi. Come dicevo, ho premura la settimana prossima di voltare pagina, però diciamo un minimo, insomma, un segnale di attenzione per questa pratica, che appunto per gli ingegneri che si occupano di termodinamica è sicuramente, possiamo definire, una pratica virtuosa. Ok, ve lo volevo lasciare. È chiaro che c'è una serie di difficoltà. La prima, che più o meno l'ultima a cui faccio riferimento, sono più di una, ma la più importante, e quindi quella che vi cito adesso, chiaramente qual è? Che sì, qui è stato carino questo disegno, tutto chiaro, cioè, la prima difficoltà sta nel fatto che questi due numeri raramente, diciamo mai, praticamente mai, questi, ripeto, sono i dati di partenza, okay? Quelli da cui dobbiamo partire nel proporzionare il nostro impianto.
questi due dati, diciamo quasi mai, per non dire mai, sono costanti nel tempo. Cioè i due utenti, che l'utenza elettrica e l'utenza termica, immaginate appunto la fabbrica che produce l'oggetto X, ha una richiesta di energia elettrica fortemente variabile nel tempo. Nell'arco delle 24 ore, per esempio, ci sarà una forte differenza fra giorno e notte, a meno di, ormai sono rarissime le fabbriche che lavorano su tre turni, come certamente sapete, di notte la produzione si ferma. E quindi, per esempio, l'utenza, la richiesta elettrica crolla, e quindi c'è questa variabilità. Variano con la stagione, variano anche quindi nell'arco delle 24 ore, ma variano nell'arco della settimana, immaginate la domenica, variano fra gennaio ed agosto, evidentemente ci sarà differenza. E senza portarla per le lunghe, che sta scadendo il tempo, chiaramente questo stesso discorso vale anche per l'energia termica, per cui questo impianto, poverino, così come è fatto, non riesce a soddisfare, a tenere dietro a queste continue variazioni sia dei valori assoluti, ma soprattutto dei rapporti. Perché, per esempio, se che cosa può capitare? Può capitare che non ho più bisogno di 30, qui ho bisogno di 15. Facciamo finta che io riesca a regolare questo, perché facciamo finta che questo impianto è il motore di cui abbiamo parlato prima, e l'abbiamo detto proprio tante volte fino a pochi minuti fa, il motore tranquillamente, invece di dare una potenza X, può tranquillamente essere regolato e dare X mezzi di potenza. Però se io dimezzo la potenza meccanica e elettrica del motore, dimezzo pure questa, cioè sono legate, non è che posso fare più di tanto, ok? Mentre invece nessuno mi dice che questa deve seguire, insomma sono indipendenti. Cioè se questa si dimezza, questa richiesta da parte dell'utente, questa può rimanere la stessa, oppure può ridursi del 10, del 20%, insomma. Quindi il rapporto che qui vedete, 30 su 55, varia anch'esso moltissimo nel tempo. E questi impianti, chiaramente fatti in questo modo, hanno gli impianti più semplici, se li facciamo con tanti accorgimenti, forse hanno una certa flessibilità, ma certamente l'impianto più semplice difficilmente riesce a seguire quelle che si chiamano richieste di carico elettrico e richieste di carico termico. In sostanza, tutto questo per concludere, che cosa? Che è una pratica virtuosa che, quando è possibile, va effettuata, ma chiaramente che deve essere interfacciata anche con strade più tradizionali. Insomma, come minimo, diciamo, se qui stiamo parlando di una azienda importante che ha una certa produzione di bene, cioè, come minimo, diciamo, questo impianto di cogenerazione dovrebbe essere imparato. Cioè, è chiaro che l'azienda non può fare a meno di un contratto di alimentazione con l'Enel, per esempio, per il suo servizio elettrico. Perché? Perché che cosa può fare? Nel momento in cui questo produce meno di quello che serve, la va a comprare. Nel momento in cui l'azienda, per esempio, di notte ha bisogno di molto meno, l'energia elettrica che produce la può mettere in rete e venderla all'Enel. Come capite, comprare e vendere, in poche parole, forse avete intuito, un conto è la termodinamica, e questo disegnino ci fa vedere che la termodinamica trae grande vantaggio da questa che si chiama cogenerazione. Un conto è l'economia, il discorso è uno di quei classici esempi, quello della cogenerazione, in cui si dovrebbe parlare di termoeconomia, ok? E vedere di mandare d'accordo, perché è la cosa più banale. È chiaro che se io, azienda,
faccio questa scelta virtuosa, mi faccio il mio impiantino di cogenerazione, però come ho detto sono anche allacciato alla rete elettrica per le esigenze che abbiamo detto prima. È chiaro che se il mercato è tale che quando compro un kilowatt lo pago X e quando lo vado io a vendere invece mi danno X diviso 10 o X diviso 20, beh, ma a me che non mi conviene fare questo, tanto vale faccio un contratto per la fornitura. Ed è questo il punto, nel senso che questa pratica è dal punto di vista termodinamico è riconosciuta virtuosa, ma dalla fine del 1800. Se voi andate a vedere ancora oggi nel mondo non è diffusa, si è diffusa molto, ma non moltissimo, semplicemente perché bisogna mettere d'accordo appunto gli aspetti termodinamici con gli aspetti economici, insomma, cioè chiaramente stiamo parlando di uno che deve investire, questo impianto costa. Allora l'azienda investe in questo impianto, se si fa due calcoli e vede che entro un certo periodo di tempo accettabile avrà un ritorno dell'investimento, okay? Un periodo di tempo che deve essere minore del normale periodo di ammortamento, cioè se poi deve comprare uno nuovo perché ritorna dell'investimento dopo 20 anni non gli conviene fare questa cosa. Quindi è chiaro che dipende tutto dalla mercato dei prezzi di acquisto e di cessione dell'energia. Non a caso, l'ultima cosa che vi dico, appunto in tempi di crisi energetica a volte anche lo Stato interviene in questo. In Italia, se voi osservate, gli impianti di cogenerazione hanno avuto un boom a partire da inizi del 1990, 91, 92, 93, 95 c'è stato un boom letteralmente di aziende che si dotavano di impianti di cogenerazione. Come mai? Che è successo? Non c'entra niente la tecnologia, semplicemente a inizio del 90, le leggi 9 e 10 del 90 stabilivano degli incentivi perché lo Stato aveva interesse a questo risultato, a ridurre il consumo di energia primaria a livello nazionale, ok? Allora lo Stato stabiliva degli incentivi, delle regole in base ai quali tu che eri virtuoso perché mi stai facendo risparmiare 50 unità di energia primaria, falla questa cosa e io ti aiuto per esempio appunto intervenendo su queste, ma ve la sto facendo molto semplice, in realtà è un po' una giungla dal punto di vista di questa termoeconomia, ma diciamo la filosofia è lo Stato appunto interviene mettendo un po' d'ordine su questi prezzi di cessione, di acquisto dell'energia, in base ai quali quindi se tu fai questo investimento che mi fa risparmiare alla nazione intera, fa risparmiare 52 unità di energia su 100, su 150, ebbene diciamo ti aiutiamo in questo investimento affinché per te sia un investimento appunto redditizio che ne vale la pena. Questa è un po' la filosofia. 30 secondi per dirvi che quello che ci sta qua dentro praticamente, non perdo neanche il tempo a scaricare, a far scorrere le immagini, diciamo che più o meno, chiaramente con caratteristiche diverse, molto diverse, ma da un punto di vista funzionale, tutti gli impianti motori primi che abbiamo studiato fino ad oggi si prestano a questa operazione, cioè possiamo fare la cogenerazione utilizzando la turbina a gas in maniera molto intuitiva, come potete immaginare. Lo possiamo fare con la turbina a vapore, vedete, senza spillamenti in pratica, e al posto del condensatore utilizzare direttamente l'utente, con gli impianti con turbina a vapore, con la rigenerazione, quindi con gli spillamenti, o molto semplicemente con il motore a combustione interna di cui abbiamo parlato fino a stamattina. In conclusione, in generale, ripeto, chiaramente lo potete intuire senza bisogno che ne parliamo più di tanto, le caratteristiche
della potenza termica e della potenza elettrica rese disponibili, soprattutto il loro rapporto, il rapporto fra queste due forme di flussi energetici, chiaramente cambiano a seconda se parliamo di un impianto con turbina a gas, con un impianto di turbina a vapore, con un motore, con un impianto anche a ciclo combinato si potrebbe fare la cogenerazione. Quindi diciamo che in generale si prestano tutti quanti gli impianti che abbiamo studiato. Ancora una volta il bravo ingegnere è quello che di volta in volta di fronte a certe esigenze da parte dell'utente, se le studia bene quelle esigenze, e fornisce diciamo l'impianto con le caratteristiche più adatte a soddisfare quelle esigenze. Ok? Cogenerazione. Cosa molto interessante. Ok, abbiamo qualche dubbio?